Danni e lesioni alla persona in treno, quando c'è l'obbligo di risarcire. Noi siamo abituati a pensare che sia che io ho un danno sull'autovettura, sia che ho un danno sull'autobus, sia che ho un danno sul treno, sia tutto regolamentato dalle stesse norme, dalle stesse leggi. Non è assolutamente così. Ogni mezzo di trasporto normalmente è regolamentato da particolari articoli del codice della strada o da particolari leggi, e questo vale in particolar modo per il trasporto in treno. Ci sono diverse leggi che regolamentano il trasporto in treno, sul treno non entro nel merito delle stesse per non annoiarvi, vi voglio invece parlare di che cosa può fare la persona che subisce un danno sul treno. A me è capitato ultimamente proprio un caso grosso, una persona che scendendo dal treno si è fatta molto male e poi ha agito nei confronti delle ferrovie, perché il treno non si era fermato sulla banchina ma si era fermata tempo prima, la porta si è aperta, non si doveva aprire, questa persona cadendo si è fatta molto male. Che cosa deve provare la persona? La persona deve provare che il fatto effettivamente si è verificato e deve provare di essersi fatto male a causa di quel fatto. Noi tecnicamente lo definiamo il nesso di causalità, cioè il nesso che collega il fatto con il danno. Una volta che il danneggiato avrà provato queste due cose, questa cosa, a questo punto la palla passerà al vettore, quindi alla Trenitalia della situazione o chi per essa, perché sappiamo che sono anche delle società private. Che cosa dovrà provare il vettore? Il vettore dovrà provare il caso fortuito, cioè che quel fatto si è verificato in maniera del tutto imprevedibile e inaspettata e che il vettore non avrebbe potuto fare assolutamente nulla per poterlo evitare, che naturalmente non è una prova semplice da dare. L'ultima cosa che vi volevo dire: attenzione alle condizioni generali di contratto, perché talvolta il vettore tende ad inserire delle clausole che limitano la responsabilità del vettore e che non sono valide. Per esempio, uno dei più noti vettori a livello nazionale aveva inserito una clausola che sosteneva che se il danneggiato non avesse denunciato immediatamente il sinistro avrebbe perso il diritto al risarcimento del danno. Beh, questa clausola è stata chiaramente dichiarata nulla ed inefficace, perché le clausole private, le clausole contrattuali non possono derogare alle disposizioni inderogabili di legge.